Oltre 1000 contagi e record di tamponi nelle Marche, che contano altri 5 decessi. Nuove misure dal governo Draghi, stretta di Natale, niente brindisi in piazza, annullati eventi di Capodanno anche a San Benedetto ed Ascoli. Dopo lo sfogo di ignudi sui Novax, la replica degli altri primari di Pesaro. Marche Nord non è un ospedale da terzo mondo. Vaccini da lunedì, le prenotazioni delle terze dosi per chi ha 16 e 17 anni. Chiusura Caterpillar a Iesi, ieri la grande marcia per scongiurare la perdita di 260 posti di lavoro. Tutti in piazza, ma manca il ministro Orlando, a Quaroli, al fianco dei lavoratori. Covid, la Serie B sospende il campionato, il DS Valentini, decisione condivisa. La Samb sceglie la continuità sotto l'albero, riconfermato il duo Visi-Alfonsi per la panchina rosso-blu. Una buona vigilia di Natale, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione dedicata alle Marche. Purtroppo anche oggi c'è stata una vertiginosa salita dei contagi in tutta la regione, ben 1103 nuovi positivi, ma c'è stato anche un boom di tamponi. E poi la stretta di Natale con il Capodanno in piazza, annullato dalle nuove misure del governo Draghi, e su tutto questo ci fa il punto nel servizio Stefania Serino. Record di contagi e tamponi nelle Marche, 1103 nuovi positivi al Covid-19 su oltre 14.000 test effettuati nelle ultime 24 ore, un tasso di incidenza di 343,07 su 100.000 abitanti. Con il diffondersi della variante Omicron, l'allerta è massima, stretta di Natale dunque dal governo Draghi e Capodanno blindato. Nelle Marche già Civitanova, Ancona e Macerata avevano annullato gli eventi di fine anno. Pesaro aveva scelto di non organizzare feste in piazza, mentre le amministrazioni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto attendevano proprio le decisioni dell'esecutivo, che nella serata di ieri ha illustrato le nuove misure, tra cui il divieto di iniziative di massa per salutare il nuovo anno. Allora, buongiorno a tutti. In merito al provvedimento emanato dal governo, dobbiamo purtroppo comunicare che il Capodanno in piazza è stato rimandato. Tutti quei giovani che avevamo invitato a esibirsi sul palcoscenico, giovani sanbenedettesi chiaramente, che avevamo invitato a esibirsi sul palcoscenico, offriremo loro questa opportunità nel momento in cui magari le cose saranno migliorate. Colgo l'occasione per fare gli auguri di Buon Natale a tutta la città e speriamo di rivederci in una situazione migliore. Grazie. Ma vediamo nel dettaglio cosa cambierà con il nuovo decreto. Per il Green Pass, dal 1 febbraio 2022 la durata si riduce da 9 a 6 mesi. Tornano obbligatorie le mascherine all'aperto. Fino alla fine dello stato di emergenza, fissato al 31 marzo 2022, sarà obbligatorio indossare le FFP2 in cinema, teatri, stadi e discoteche. E a proposito di discoteche, stop fino a gennaio, poi si potrà accedere solo con 3 dosi di vaccino, oppure con la seconda dose più un tampone antigenico. Sarà necessario esibire per bar e ristoranti il Super Green Pass, ovvero quello che si ottiene con la vaccinazione o dopo la guarigione da Covid, per entrare nei locali anche per consumare il caffè al banco. Per palestre, musei e sale bingo il test negativo non basta più. Potranno entrare solo le persone con Super Green Pass. Stessa cosa per strutture residenziali, sociosanitarie e negli hospice. Previsti controlli a campione per chi torna nel nostro paese per questioni di lavoro o vacanze. Rafforzato il tracciamento per le scuole, ma resta sul tavolo del governo l'ipotesi di tenere chiusi i plessi fino al 31 gennaio 2022, attivando la didattica a distanza. Mentre è scontro in Consiglio dei Ministri sul vaccino obbligatorio per nuove categorie di lavoratori. E dopo le 6 vittime di ieri nelle Marche si contano altri 5 decessi secondo il report giornaliero dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale. Il più giovane è un 73enne di Montegranaro in provincia di Fermo, mentre il più anziano è un 89enne di Offagna in provincia di Ancona. Il totale di morti per Covid sale così a 3.000
216 dall'inizio della pandemia. La buona notizia è però che scendono i ricoveri, meno 6 rispetto alle ultime 24 ore, per un totale di 222 pazienti Covid negli ospedali marchigiani. Sono invece 39 i pazienti in attesa nei pronto soccorso, perché in osservazione oppure perché attendono un posto letto. E dicevamo, il decreto festività approvato ieri dal governo ha comportato, tra le altre misure, lo stop di qualsiasi festa ed evento all'aperto, soprattutto la notte di Capodanno. Allora abbiamo chiesto un parere ai cittadini pesaresi su queste nuove restrizioni. È stato approvato dal governo il decreto festività. Tra le misure attuate, la riduzione della validità del Green Pass a 6 mesi, la mascherina obbligatoria all'aperto anche in zona bianca. Nelle Marche in questi giorni non cambia niente, perché le mascherine erano già obbligatorie per effetto della zona gialla. E poi c'è la stretta di Capodanno, nessuna festa ed evento all'aperto e discoteche chiuse fino al 31 gennaio. Nessuna restrizione invece per pranzi e cene in famiglia. Sentiamo alcuni pareri. Sono necessari per arginare il virus, e ben vengano. Bisogna anche ascoltare quello che si dicono gli esperti e purtroppo fare un po' di sacrifici per risolvere la situazione. Lei pensava di festeggiare in piazza o comunque in famiglia magari? No, festeggiamo in famiglia, siamo pochi familiari, con le dovute accortezze anche lì, però siamo tutti vaccinati, speriamo. D'accordissimo, mi sembra giusto. Si limiterà così magari la possibilità di contagi? Certo. E come pensava di festeggiare il Capodanno? Esattamente come faccio, in casa, con gli amici, con la famiglia. Quindi per lei queste misure non cambiano granché? No, anzi, sarei ancora più restrittivo. Super Green Pass è obbligatorio e quindi vaccino, guarigione dalla malattia, anche per accedere a musei, palestre, piscine, centri benessere e anche per consumare al bancone del bar. Sentiamo un gestore che cosa ne pensa. Cambia poco, anche perché i clienti sono sempre più o meno gli stessi, quindi so se sono vaccinati o non sono vaccinati, o se la situazione è abbastanza sotto controllo. Sulle altre misure, feste, vietate, tutto, potrebbe penalizzarvi? Ragionavamo stamattina, mi pare che sia un'altra botta ai gestori dei locali da ballo in particolare, insomma, che non possono fare festa quando c'è festa. Quando la fanno? A gennaio, quando non uscirà più nessuno. E restiamo a Pesaro. Dopo lo sfogo del primario del pronto soccorso Umberto Gnudi contro i Novax, arriva anche la replica degli altri primari di Marche Nord, che hanno risposto in coro durante una conferenza stampa, sostenendo che appunto il loro non è un ospedale da terzo mondo. Sentiamo Thomas Del Bianco. Marche Nord non è un ospedale da terzo mondo. È il messaggio che i primari dell'azienda ospedaliera di Pesaro e Fano hanno voluto sottolineare nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta al presidio di Muraglia. Un monito che arriva a seguito delle recenti dichiarazioni del primario del pronto soccorso del San Salvatore, Umberto Gnudi, oltre al suo rapporto complicato con i pazienti non vaccinati, anche sui problemi che si registrano nel settore dell'emergenza-urgenza, tra carenza di personale e difficoltà per i reparti nella riconversione Covid dell'ospedale pesarese. Marche Nord non è un ospedale da terzo mondo, no? Assolutamente no, questo lo dico con serenità, ma lo dico non per sostenere una causa, ma perché ci sono dei numeri che lo dimostrano. Noi vorremmo essere considerati per quello che siamo, per quello che facciamo, ed essere giudicati in base ai numeri che abbiamo. Non siamo un ospedale terzo mondo. È stato fatto un danno d'immagine, che questo ci rammarica molto per noi, ma soprattutto per tutti le donne e gli uomini che lavorano a vario titolo dietro ogni paziente. Un altro messaggio è stato quello che a Marche Nord si cura tutti indistintamente. Assolutamente, noi siamo impegnatissimi nel versante Covid, i 41 letti di rianimazione lo dicono a chiare lettere, le subintensive, le degenze ordinarie, i numeri ce lo dicono, ma di fianco dobbiamo e facciamo trattare tutti i pazienti con patologia non Covid, che hanno la stessa dignità, con la stessa importanza, permettetemi, forse anche di più in questo momento. I nuovi medici arriveranno?
Sì, sono state attivate tutte le procedure possibili ed immaginabili, c'è una difficoltà a trovare nuovi medici a livello nazionale. Vi assicuro che la direzione sta facendo giorno e notte l'impossibile per darci a disposizione tutti i medici possibili. Però riconoscete comunque che il pronto soccorso è in difficoltà, questo sì? Assolutamente, il grido di dolore di ignudi è assolutamente comprensibile, ci sono delle situazioni di grande disagio, disagio che però la direzione e noi operatori cerchiamo di venire incontro. Ripeto, con il 2 di gennaio dei medici dei reparti andranno a dare una mano ad affiancare i pazienti del pronto soccorso, di più non si riesce a fare. Su indicazione ministeriale si precisa che da lunedì 27 dicembre alle 10 potranno prenotare la terza dose di vaccino tutti coloro che appartengono alla fascia di età 16-17 anni. Nella fascia invece 12-15 potranno effettuare la dose booster solo i soggetti fragili a rischio potenziale di forme gravi di Covid-19. Al momento per queste categorie verrà utilizzato soltanto il vaccino Pfizer. Ora parliamo della vertenza Caterpillar, grande manifestazione a Jesi ieri con la presenza di importanti esponenti del Parlamento e della Regione Marche, nonostante sia saltata la partecipazione del Ministro del Lavoro Orlando, elevati contenuti per la delicata trattativa. Sentiamo. Una grande e partecipata manifestazione al centro di Jesi, arricchita da presenze di prestigio come l'ex presidente della Camera Laura Boldrini e la deputata Alessia Morani, per continuare a mantenere altissima l'attenzione sulla vicenda dello stabilimento jesino della Caterpillar, la multinazionale statunitense di cui è stata annunciata la chiusura con perdita di 260 posti di lavoro. E bisogna riuscire a far capire che qui abbiamo anche una Costituzione che parla della responsabilità sociale delle imprese, quindi cercare soluzioni alternative. Una situazione che per noi è del tutto incredibile ed inaccettabile, per questo abbiamo chiesto al governo di farsi carico della situazione, perché solo una voce forte come quella del governo può essere un vero contraltare di fronte ad una multinazionale. All'appuntamento, al quale era stata annunciata la presenza del ministro del lavoro Orlando, ha partecipato una larga rappresentanza della Regione Marche, con importanti esponenti della maggioranza e dell'opposizione. Questa crisi è una crisi che nasce quasi in maniera surreale e credo che vada data la testimonianza di quanto tutti sono a fianco dei lavoratori dell'azienda. E la Regione non può non essere in questa situazione a rivendicare un mantenimento dell'occupazione su questo territorio. Io conosco tantissimi lavoratori che sono qui, che lavorano per la Caterpillar, e quindi sento proprio un disagio profondo per questa situazione. Io penso che sia anche un bel segnale della politica marchigiana che in questo caso si è unita per sostenere un passaggio come questo. Il corteo, partito da Portavalle, è giunto sino a Piazza Federico II, dove è stato allestito un palco e dove i sindacati hanno esposto le strategie della battaglia ai lavoratori e ai tanti cittadini giunti per portare la loro solidarietà. Fondamentale la risposta del territorio, perché quello che è in gioco è il lavoro e il lavoro delle persone, dei lavoratori e delle lavoratrici, ma anche le prospettive di un territorio. Una grande manifestazione per dire che questa procedura di mobilità che l'azienda ha aperta è assolutamente da rigettare al mittente. La richiesta che faremo al ministro, ma a tutta la politica, è quella di prendersi carico di questa vertenza, che non è soltanto una vertenza del territorio, delle Marche, del territorio. Si congeda da fermo il colonnello del comando provinciale Antonio Marinucci, si trasferirà a Roma presso il comando generale, ma lui si sente ormai fermano e lascia al suo successore, il tenente colonnello Domenico Gino Troiani, le fondamenta del comando provinciale istituito proprio nel luglio 2017, alla sua presenza. Sentiamo Donatella Lappa. È con gratitudine e commozione che ieri Antonio Marinucci, comandante provinciale dei Carabinieri di Fermo, ha salutato la stampa. Un momento di bilancio e di prospettive per il futuro per un comando provinciale giovane istituito il 17 luglio 2018 insieme alla Questura e al comando provinciale della Guardia di Finanza.
Un lavoro importante che era stato chiamato a fare ed ha portato avanti con impegno e con orgoglio, diventando parte di una comunità che lo ha accolto e nella quale ha avuto tanto, sia in termini professionali che umani. Posso dire che abbiamo impiegato e incentrato molte forze, per esempio sulla località di Lido Tre Arci, abbiamo incentrato molto sulla costa al fine di prevenire quelli che erano alcuni disagi giovanili piuttosto che alcuni reati predatori, e penso che qualche risultato, così perlomeno per quello che mi costa in termini di percezione, lo abbiamo raggiunto. Tanto c'è da fare e la guardia non deve essere assolutamente abbassata, però il tanto è stato fatto, ma altre. Un territorio molto bello e ricco, quello fermano, anche dal punto di vista imprenditoriale, con tante realtà d'eccellenza, oltre a quella del calzaturiero, che ha visto Marinucci a capo di 16 stazioni disseminate nel territorio della provincia. Le azioni messe in atto sono state tante, dal contrasto ai reati predatori al monitoraggio e repressione del crimine in quartieri difficili come Lido Tre Arci, in sinergia con le forze dell'ordine fino alla gestione del Covid, in cui l'arma è stata con i suoi uomini al fianco dei cittadini. Ora il lavoro lo riporterà a Roma, da dove proveniva, anche se la sua terra d'origine è l'Abruzzo. Al nostro posto, mio posto arriverà il tenente colonnello Domenico Gino Troiani, proveniente da Roma, che poi, a cui lascio, come ho già detto, le fondamenta di un palazzo che è in costruzione, e mi auguro che il tutto proceda perché venga per il benessere della collettività della provincia di Fermo. Tragedia di Natale scongiurata invece al centro storico di Ascoli, dove una giovane donna ha tentato il suicidio ma è stata prontamente salvata da un agente della polizia stradale. La ragazza infatti è salita dal parapetto per lanciarsi da un ponte quando è stata afferrata sul giaccone dal poliziotto, che, libero dal servizio, in quel momento si trovava a transitare lì proprio con l'auto. Una volta calmata la vittima, l'agente di polizia ha chiesto il supporto dei colleghi che sono arrivati sul posto, ma per fortuna, dicevamo, il peggio era già stato scongiurato. Ora andiamo a San Benedetto, dove un presepe marinaro è stato realizzato dallo scultore Marcello Sgattoni ai piedi del torrione, simbolo della città. Pierpaolo Flammini. Un presepe d'artista anche sotto al torrione, simbolo di San Benedetto. Lo ha realizzato lo scultore Marcello Sgattoni in collaborazione con i funzionari del comune di San Benedetto, in piazza Sacconi, sotto alla Torre dei Gualtieri. Opera di ambientazione marinara con un delfino e un cavalluccio marino al posto dell'asino e del bue, un Gesù bambino nato sulla spiaggia e con un San Giuseppe che è ispirato a un personaggio sanbenedettese di inizio Novecento di nome Giuseppe Pignati, detto l'Umalamente. Anche le vele sono originarie della tradizione della marineria sanbenedettese. E questa natività me l'ha ispirato un vecchio in un racconto, che qualche donna si sono partorito nella battigia nell'attesa che del ritorno dei propri mariti, e vedevano i segni delle vele e riconosceva quella lumè, quest'altra lumè, e quando le vedevano a un certo un chilometro o due dalla costa scendevano. Quindi non è una fantasia mia, il bambino è nato lì sulla sabbia. E io che ho pensato, invece di mettere il somarello e il delfino, il somarello e il bue, ho messo il delfino e il cavalluccio marino. Non è San Giuseppe è una figura realmente esistita? Credo che si chiamasse Pignati Giuseppe. Ho detto l'Umalamente, lì c'è una vela con il suo nome, l'Umalamente di sopra, perché era rissoso, si scaldava facile le bucce. Questo qui l'ho dipinto io negli anni 60, ero ragazzo, questo leone. All'interno del torrione, invece, ecco il presepe di Vincenzo Rossi in collaborazione con l'associazione Amici del Paese Alto. Ce ne parla il presidente Italo Giuliani. Sì, ormai è una tradizione vera e propria, ormai sono 7-8 anni che lo facciamo all'interno del torrione. Noi come associazione abbiamo la gestione di questo bene prezioso di San Benedetto del Tronto, e questa è una delle tante iniziative che facciamo durante l'anno.
Siamo arrivati alla pagina sportiva, la Lega di Serie B ha deciso di rinviare le ultime due gare del girone di andata a causa dei numerosi contagi riscontrati in molti club, una decisione condivisa anche dal direttore sportivo dell'Ascoli, Marco Valentini. Sentiamo. L'Ascoli Calcio ha concluso con due sconfitte un 2021 che sotto la gestione di mister Andrea Sortil è stato eccellente dal punto di vista dei risultati, con la miracolosa salvezza conquistata al termine dello scorso campionato e con i punti conquistati fino ad ora nel torneo 2021-2022. Il Consiglio di Lega, tenuto conto della ripresa esponenziale dei contagi, del numero di positivi riscontrati in alcune squadre che in qualche caso sono da considerare dei veri e propri focolai, ha deciso di rinviare le ultime due gare in calendario del girone d'andata. Una decisione condivisa anche dal club bianconero, come spiega il direttore sportivo Marco Valentini, che fa il punto sulla situazione dei contagi nel gruppo squadra e rivela di essere stato anche lui tra quelli risultati positivi. Per me giocare, qualora ci fosse stata l'opportunità, non sarebbe stata sicuramente una cosa negativa, anzi, probabilmente avevamo subito il modo per riscattarci e ripartire da come ci eravamo lasciati nell'ultima partita prima del Cittadella. Ma noi ad oggi siamo con un elemento ancora out, un calciatore. Scorse due settimane siamo stati coinvolti maggiormente, io in primis sono stato anch'io 12 giorni fuori, ho saltato tra virgolette le precedenti tre partite, e quindi vabbè, nel mio caso è stata l'esperienza, soprattutto la sofferenza è stata quella di allontanarmi dal gruppo squadra queste due settimane. Il DS bianconero poi analizza le ultime due sconfitte rimediate dall'Ascoli e traccia la rotta da seguire per il futuro. Sicuramente sono state due prestazioni dove non eravamo ben connessi con la spina attaccata, secondo me. Ho visto una squadra non concentratissima e come un po' fra le nuvole, se vogliamo fare una metafora, e secondo me questo è il nostro problema, nel senso che già da quando era arrivato all'inizio, secondo me questa è una squadra che deve essere sempre, diciamo, sul pezzo e sempre deve essere agguerrita, motivata, e se in questo campionato in special modo, se si perdono quelle caratteristiche là, si rischia che poi succeda quello che è successo a Cittadella, perché nessuno purtroppo ti regala niente. Ed ora andiamo in Serie D. In casa Samb è ufficiale l'investitura dell'inedita coppia Alfonsi-Visi per la panchina. Resta ora però da coprire la casella del preparatore atletico mercato. Vediamo tutti i nomi nel mirino rosso-blu in questo servizio. Alla fine Roberto Renzi ha scelto la continuità e sotto l'albero della Samb ha sistemato la coppia per la quale i tifosi facevano il tifo, Sante Alfonsi e Stefano Visi. Ora è ufficiale, avanti con loro, capaci in una settimana di regalare ai rosso-blu due vittorie consecutive, Tolentino più Aurora Alto Casertano, ovvero il mini filotto mai riuscito nel campionato in corso alla Samb. Nella mattinata della vigilia l'incontro tra il presidente e l'inedita coppia a Roma. Accantonata dunque l'idea Vincenzo Feola, con l'allenatore napoletano c'era stato più di un contatto l'ultimo mercoledì a margine della partita conclusiva del 2021. Alla fine però, probabilmente spinto anche dalla folle vittoria ottenuta in Campania, Renzi si è deciso a dar fiducia ad Alfonsi e Visi. Per il primo, 48 anni, promosso dalla Juniores, la grande occasione della carriera dopo le esperienze con Molo Sud, Torrione e soprattutto Porto d'Ascoli. Per il preparatore dei portieri rosso-blu, invece, 50 anni da poco compiuti, l'opportunità di rinsaldare quel legame con la Samb, società che lo ha fatto crescere e per la quale poi ha difeso la porta 93 volte in carriera. Dunque Alfonsi e Visi, dopo Donati, Antonioli e la parentesi Pirozzi, in sella di fatto meno di 24 ore. Sulle loro spalle Renzi ha caricato la Samb,
sest'ultima in classifica a 2 punti dalla salvezza diretta. È quello già da un po' il nuovo orizzonte rosso-blu. Resta da coprire la casella preparatore atletico, la Samb provvederà nei prossimi giorni. Una settimana di tempo invece per regalare ad Alfonsi e Visi una manciata di rinforzi. E dovrebbe pensarci il DS Riccardo Solaroli, di fatto consulente di Renzi. Gli obiettivi: 2 difensori over, un paio di terzini under e un attaccante over. Per la difesa il primo nome è il 29enne Luca Thomas del Fiuggi. Con lui uno probabilmente tra Raffaele Dorsi, classe 91 del Nola, e Tommaso Mazzei, lui del 95 e al Giuliano. Quanto agli esterni, sul taccuino rosso-blu, i Mancini del 2002, Lorenzo Zaccone, ora al Siena ma di proprietà del Genoa, e Francesco Simoncini del Poggi Bonzi. Per l'attacco invece, con Francesco Marchegiani del Rieti che si è promesso all'Ostia Mare, la Samb proverà a prendere il 27enne Federico Cardella del Pineto. 5 gol finora. Termina qui l'edizione del TG Marche. Dopo una breve pausa pubblicitaria ci ritroviamo con l'edizione Abruzzo.